Anche quest'anno Bitonto ha la sua edizione dell'Opera Festival, la 21esima per la precisione, e anche questa volta l'associazione La Macina, che cura tutto l'evento, ha deciso di fornire agli spettatori una chiave di lettura e di ascolto simile a quella degli anni scorsi. Non si tratta di una vera e propria rappresentazione dell'opera, in questo caso Madame Butterfly, che comunque avrà la sua collocazione messa in scena il 6 di agosto, ma di una vera e propria guida all'ascolto per capire dal di dentro l'opera in tutte le sue sfaccettature. Da anni ormai l'associazione La Macina prepara delle guide all'ascolto, prepara il pubblico così che possano fruire dell'opera lirica che poi sarà messa in scena successivamente in una maniera consapevole. E negli ultimi anni stiamo sperimentando spesso questa formula, cioè invitare un personaggio che abbia un carisma particolare. Abbiamo scelto Dario Vergassola perché così tra la comicità, l'allegria e la spontaneità possa parlare dell'opera e quindi renderla più accessibile al pubblico di ogni età. E come è successo per gli anni scorsi, questa volta la guest star che ha animato la serata è stato Dario Vergassola, comico, cabarettista e cantautore italiano, che con la sua proverbiale vena ironica abbiamo incontrato poco prima della serata. A Bitonto Opera Festival, dove ci sono dei grandissimi professionisti, super bravi, molto impegnati anche nel sociale, ho scoperto, ma fanno delle cose incredibili, vogliono portare l'opera in piazza, come se fosse giustamente come è stata a metà 800, anche prima, eccetera, una roba popolare, perché era una roba pop, come potrebbe essere adesso una roba, non dico sanremese, però la gente aveva questa voglia di andare a sentire delle storie che erano musicate, suonate, cantate, con delle performance di voci straordinarie, e la gente aveva questo vezzo e aveva questa passione. Quindi secondo me rimane una roba che sembra un po' relegata a persone più, sembra per forza intellettuali, sembra più un'altra roba così, invece in realtà è una roba che va riportata giustamente come fanno adesso. Quindi sia che sia una roba di fisica quantistica o fosse anche opera, sono cose di cui non so niente, però in realtà sono curioso e chiedo con delle domande più o meno stupide, più o meno divertenti, delle cose, mentre tra un pezzo e l'altro si fa queste cose qua. Noi facciamo una roba che è la Traviata delle Camelie, proviamo in giro uno spettacolo dove si suonano i pezzi della Traviata. Bellissimi i costumi dell'opera creati in una sartoria teatrale artigianale della città, eterei ma allo stesso tempo potenti, gli interventi musicali dei due soprani Ginevra Martalò e Ilenia Longo e del tenore Vincenzo Sarinelli, accompagnati al piano dal maestro Angelo Palmisano. Appuntamento dunque per gli amanti dell'opera lirica il 6 agosto con la messa in scena di una delle più belle opere di Giacomo Puccini nel chiostro dell'Istituto Sacro Cuore di Bitonto. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticket One.